Basta, va bene. Ognuno può dire ciò che vuole, anche la settimana scorsa c'era stato un po' un siparietto, direi abbastanza simpatico, quindi non entro nel merito, ognuno fa una sua analisi personale e quindi io penso che la partita sia stata, soprattutto il primo tempo, condizionata dal vento che ha sfalsato un po' quelle che erano le traiettorie, però penso di aver visto una partita equilibrata con poche occasioni da una parte e dall'altra e penso che lo 0-0 sia specchio fedele di ciò che ha espresso il terreno di gioco. Sì, forse oggi abbiamo fatto prodotto di meno rispetto alle altre partite, anche se avevamo di fronte una squadra che ha dei valori probabilmente 10 volte superiori ai nostri, alla quale forse abbiamo concesso poco. E già il fatto di rendere una partita contro avversari del genere equilibrata sicuramente ci rende merito. E l'occasione nostra l'abbiamo avuta, ne abbiamo avuta una anche nel primo tempo, però penso che sia stata una partita bloccata, giocata prevalentemente a centrocampo, dove abbiamo avuto, soprattutto nel secondo tempo, un predominio abbastanza netto, solo che abbiamo concluso poco. Senta, mi è sembrata, appunto, come diceva giustamente lei, una partita molto bloccata, anche tatticamente molto attenta, le due formazioni attente a non scoprirsi in nessun momento, anche se insomma il vento in qualche modo ha condizionato fortemente. Non le chiedo se, insomma, evidentemente quello che dicevo anche col mister, forse il pareggio alla fine stava bene a tutte e due, o no? Ma adesso che le partite sono sempre di meno, i punti sicuramente pesano di più. Anche loro hanno un punto meno di noi e quindi devono in questo momento guardare alla realtà, anche se hanno valori obiettivamente diversi. È normale che più si va avanti, le partite sono di meno e quindi anche un punticino a volte può muovere la classifica, soprattutto negli scontri diretti dove veramente è pericoloso perdere. Buonasera Erra, lei ha operato due cambi dei tre a disposizione, tornando indietro opererebbe le stesse sostituzioni? Guardi, io la settimana scorsa ho fatto una cosa e poi si è verificata un'altra, oggi volevo fare una cosa e si poteva verificare un'altra. Io penso che tutti quanti abbiano avuto la possibilità di mettersi in evidenza e la resa è quella che è sotto gli occhi di tutti e quindi ritenevo in quel frangente che andavano fatte determinate cose e poi la risposta non so se sia stata soddisfacente o meno, ma sono entrati due ragazzi 95 e mentre loro avevano il lusso di avere Khalil con la coperta in panchina e plasmati a casa. Vabbè, mister, adesso arriva una trasferta un po' più abbordabile, insomma, anche se poi non si può mai dire, insomma, bisognerà cercare di fare quei punti necessari per quantomeno interrompere questo tabù del 2016 che vede il Catanzaro ancora senza vittoria. No? Non deve diventare un'ossessione per noi, sappiamo che la partita di sabato per noi veramente è una sfida molto delicata. Quindi da domani ci prepareremo per affrontarla nel migliore dei modi, quindi non ci deve essere quell'assillo della vittoria a tutti i costi perché andrebbe a portarci delle tensioni che secondo me non siamo, la squadra giovane non è in grado di sopportare, però con la consapevolezza che sabato è una partita che può essere veramente decisiva per noi. Beh, sicuramente mi preoccupa perché quando la squadra a volte gioca anche con buone trame, in modo veloce, e poi bisogna anche raccogliere. In questo momento raccogliamo di meno e quindi sicuramente per me è una turbativa, una preoccupazione che mi spinge sempre a cercare di trovare anche soluzioni anche diverse, cercando anche di rischiare qualcosa, anche di impopolare. E quindi sta a me cercare di trovare, di non perdere quella compattezza che nelle ultime due partite stiamo cercando di ritrovare, ma cercare di essere un po' più concreti nell'area avversaria. Discorso di Maita, già diverse partite che è in crescendo, e un ragazzo che pur essendo abbastanza giovane ha maturato già diverse esperienze, ritengo che abbia ancora dei margini di crescita importanti e quindi lasciamolo tranquillo perché sono convinto che da qua alla fine sarà ancora il nostro punto di riferimento. Grazie. Ma sicuramente il primo tempo è stato condizionato dal vento, noi avevamo
la fortuna di averla a favore, quindi diciamo che il primo tempo è stato giocato a una porta, e secondo me insomma ce ne sono state diverse occasioni da gol. Tutto sommato ci prendiamo questo punto e guardiamo la prossima partita. No, no, penso di no, assolutamente. Fino alla fine ci sono state un'occasione da gol per loro, due occasioni da gol per noi clamorose, il colpo di testa e il salvataggio della grande parata del portiere, una punizione che è stata deviata dalla barriera, quindi fino alla fine insomma tutte le squadre hanno provato a vincere la partita. No, io sono soddisfattissimo della partita che abbiamo fatto. Cioè, noi dovevamo fare questa partita fuori casa, uno scontro diretto contro il Catanzaro, una squadra forte. Abbiamo, penso, fatto una partita per tutti i 90, al primo tempo, ripeto, facilitati assolutamente dal vento, al secondo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, con la cattiveria giusta, con la determinazione giusta, e quindi sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Eh sì, effettivamente diciamo che ultimamente facciamo fatica a trovare il gol, questo è l'unico neo che se vogliamo possiamo trovare, anche se sia oggi e sia in casa con Lecce abbiamo creato diverse occasioni per poterlo fare, e in questo momento diciamo che l'episodio non ci gira nel verso giusto. No, no, un esperimento che può tornare utile per il futuro. Oggi ha fatto molto bene, lui lo ha anche ricoperto in passato, sono molto contento della sua prestazione. Cambia poco, io l'avevo detto all'inizio, prima di questa partita, noi da qua alla fine abbiamo 12 finali, una l'abbiamo giocata bene come dovevamo giocarla, su un campo difficile, e adesso ne restano altre 11, quindi noi dobbiamo pensare a fare punti noi. Il rientro di Russotto come lo giudica? Com'è andata? Molto positivo, calcolando che non giocava da tanto, da più di un mese, sono molto contento di quello che ha fatto. Beh certo, era un'ottima occasione che non ho sfruttato al meglio. Dispiace perché magari stavamo a parlare di un'altra partita. Purtroppo quando incontri queste squadre, quando ti capitano certe occasioni, devi buttarla dentro. Mi dispiace, siamo qua adesso a parlare di un pareggio che muove la classifica, però va bene così. Sì, perché comunque noi avevamo preparato la gara nel senso che volevamo soffrire il primo tempo, quello che ci eravamo detti in spogliatoio è tenere duro i primi 45 minuti, perché stavamo contro vento, tutto quanto, poi il secondo tempo andare a fare la sfuriata e cercare di portare a casa questi tre punti. Purtroppo poi ci gira male pure su questo fatto qua, perché il secondo tempo il vento è calato. Il vantaggio che potevamo avere per creare qualche difficoltà a loro maggiormente poi è scemato. Però i ragazzi hanno fatto una gran partita. Non scordiamoci che davanti avevamo una signora squadra che è partita per fare un altro tipo di campionato. Una squadra che... basta guardare i nomi loro e i nostri, non ci sarebbe partita. Però la Serie C è anche questa. Serie C è anche cuore, grinta, noi ne abbiamo da vendere. Dunque, per qualsiasi squadra che verrà qua a Catanzaro dovrà sudare la pelle per vincere. Senti, era una gara da 8 ammoniti? Ma è stata una gara maschia, ovviamente, perché comunque ci giochiamo tanto, sia noi che loro. Purtroppo, come dicevamo prima, i punti vengono meno, la carica agonistica da parte nostra è al massimo, il mister ci carica 1000, dunque ci può stare il cartellino, ci può stare il rosso, però siamo consapevoli che la gamba noi indietro non la tiriamo mai, dunque prendiamoci anche queste munizioni. Luci di quello che è successo negli altri campi? Per me sono due punti persi, però ti ho detto, il problema, cioè io e le altre squadre sotto, sinceramente non è che le guardo, perché il nostro valore sicuramente entro 5-6 partite verrà fuori, perché abbiamo delle partite importanti in casa e sicuramente faremo punti. Sì, diciamo che il primo tempo il vento era molto più forte rispetto al secondo. Sapevamo che era molto difficile uscire dalla nostra metà campo, anche perché loro ci venivano a prendere alti. Come avete ben visto, anche quando il portiere rinviava
non riusciva a superare il centrocampo, quindi sapevamo di questa difficoltà. Abbiamo fatto questa scelta di affrontare il vento contro al primo tempo per poi sfruttarlo il secondo tempo, però diciamo con le poche occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a far gol. Peccato il finale sul colpo di testa di Mori. Eh sì, quella diciamo... Sì, 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 non ci siamo arrivati per un pelo, sia io che Andrea, eravamo là su, diciamo, sulla retta piccola. È stata un'occasione che dobbiamo sfruttare appunto da questo, dobbiamo avere più cattiveria, più rabbia sotto porta, perché se vogliamo salvarci il più presto possibile dobbiamo chiudere le partite e vincerle. Il fatto di segnare ad ogni costo per cercare di fare punti, questo può essere negativo dal punto di vista psicologico? No, sicuramente quando giochiamo in casa noi siamo il Catanzaro, quindi dobbiamo impostare la partita per vincerla. Non è che ci dobbiamo tirare indietro e aspettare che ci colpiscono per poi reagire, quindi noi ogni partita che giochiamo la mettiamo sulla grinta, sulla cattiveria e cercare di far gol, perché ogni partita che affrontiamo dobbiamo vincerla.